Sì, allora buonasera. Questo convegno che ha organizzato l'Università per Stranieri è un convegno di fine progetto PRIN, è un progetto PRIN finanziato quindi dal Ministero dell'Università 2017 che si conclude a novembre. Il progetto ha avuto come l'Università per Stranieri di Perugia è stata la capofila nazionale del progetto. Il progetto ha avuto come obiettivi lo studio della complessità fraseologica. È un progetto di linguistica, ma un progetto interdisciplinare perché ha coinvolto anche informatici. I tre partner nazionali sono stati l'Università per Stranieri di Perugia, l'Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Informatica e Sapienza Università di Roma. Abbiamo studiato le produzioni di apprendenti perché il focus del progetto è sulla fraseologia, cioè sulle combinazioni composte da più di una parola, per esempio correre il rischio, tanto per rendere chiaro il tutto. Quindi in che modo vengono acquisite dagli apprendenti, nel caso specifico di italiano L2, come vengono processate, e quali sono le più difficili, quali sono le più complesse e cosa si può fare didatticamente per agevolare l'acquisizione di queste combinazioni. Quindi siamo qui per discutere con una quarantina di studiosi internazionali su questo tema e domani mattina, sempre nel corso dello stesso evento, presenteremo i risultati del nostro progetto, tra cui menziono la realizzazione di un corpus di apprendenti tratto da esami di certificazione svolti nel nostro Ateneo, scritti. Poi presenteremo un sillabo, quindi anche strumenti proprio per la didattica della fraseologia, quindi un sillabo delle combinazioni lessicali ordinato per livello di competenza. Presenteremo un test, quindi per testare il grado di competenza nella fraseologia, e presenteremo degli studi sul modo in cui le combinazioni lessicali, quindi la fraseologia, viene acquisita da parte degli apprendenti. Ecco qui.